questo avrà per la società e quale ruolo potrà svolgere questa nuova struttura? Sì, bisogna fare una brevissima premessa, che è quella che, diciamo, nel nostro piano industriale sviluppo della fiera, c'è uno degli obiettivi più importanti, è quello di rivedere ovviamente il complesso del sistema fieristico, ma soprattutto di aumentare al massimo la fruizione dei, diciamo, degli spazi all'interno del sedime fieristico. Poche settimane fa il gruppo Zed si è presentato con una proposta di realizzare all'interno del padiglione 7 una arena della musica per circa 12.000 posti, senza in nessun modo andare a intaccare quello che è la superficie, diciamo, del padiglione, che sarà sempre disponibile per ulteriori eventi, vale a dire delle tribune realizzate ad almeno 4-5 metri d'altezza, con una sopraelevazione dell'immobile di alcune decine di metri. Progetto veramente molto interessante, che a nostro avviso si colloca perfettamente in quello che è il progetto del nostro sistema fieristico, dove dobbiamo coniugare insieme l'innovazione con la ricerca, con l'essistica, anche con i piccoli eventi che faremo anche a livello proprio di eventi fieristici, e ovviamente con l'arte, con la musica di per sé. In giro affascinato nel mondo ogni tanto da qualche parte, ma per me musica, sport a livello internazionale vuol dire portare persone in mano, vuol dire fare alla difesa, vuol dire che io devo, quando facevo il concerto zero, non eravamo solo italiani, avevamo tutta roba, perché facevo avvenimenti in luce. Per cui c'è stata un'idea, mi permetto di dire, geniale, da parte del Presidente Santo Cono, Presidente della Fiera, parliamo di Pandoro e di Zed, che hanno proposto una cosa, una situazione, ma un parere psicologico, hanno proposto una situazione genica. Il set viene trasformato in una rete musicale. Il padrino del set viene trasformato in una rete musicale. Ma sì, non vedete che rende una cosa fantastica. Fantastica perché? Pensate, 12.000 persone elementi musicali, sporchi, musica, quanti elementi si possono creare? Voi sapete che io vengo in testa, ho sempre detto, vicino a Lugano, secondo me, campo sportivo. In questo caso non si spende un metro quadrato di terreno, non c'è nessun suolo, ma mi fa per terreno musicale un centro palla, non lo dice. E che cosa sanno sotto il momento logistico? Vi ricordo, sono a piedi, tramite ferrovia, tramite treno, bicicletta, suonare in tutte le lingue. Però l'effetto che ha una cosa del genere, io penso che sarà fatta in giro di un anno e mezzo, che sarà molto veloce, ho cercato di ispirare come, avrà un effetto sotto il petto con mia palla, o di Alberti, ristoranti, bicicletta, vuol dire che avremo un'invasione positiva di gente di turismo. Pensate quando già faceva il 50, 60, almeno da tutto il mondo. Questo caso sono meno, però vuol dire fare cose in qualità, vuol dire portare gente in qualità, vuol dire che vengono vari paesi, vuol dire che verranno, e verranno per rispondere, e verranno per tante altre cose, saranno qua un giorno, due giorni, tre giorni, perché probabilmente. Per cui in due giorni che avevamo avuto un lavoro a sempre tre, eccetera. È anche molto semplice, sono rimasto sbalordito come l'hanno creato. In un anno si può fare, fisicamente. Se avete presente, quando erano 7, si prende, si è parte di casa di tutto, totale, si smonta tutto il resto, si sale di due piani, il sedile della fiera viene toccato per il mangio 5 metri sotto, per cui non cambia assolutamente nulla, altro sono due piani in cui si fa un concerto, ovviamente noi. Sono abbastanza caro? Sì? No. Allora, perché se tu concerti rimane, due piani di ulteriori sono aperti, arena tutti i fondi, 12.000 posti, ovviamente, altra tecnologia, inventato, situazione totalmente nuova, vuol dire avere ogni volta che facciamo uno spettacolo, avere 12.000 e più persone vicino a qua. Una situazione fantastica. Potrà essere anche vicino a Lugano, sì, ma qua stiamo parlando, siamo vicino a qua. Vuol dire che è anche facile l'accesso, vuol dire
si può andare anche alla città. Se possiamo sempre con auto, con bicicletta, con la ferrovia, con tutto il anche con acqua, una rete, tutte le soluzioni così, ma voglio portare qualità e turismo a Padova, ovviamente, perché anche gli sportivi, non so essere qualsiasi cosa. E sono affascinato da questa cosa. Tra parentesi, ho detto già la sera anche una cosa. La fiera, il mission della fiera, con tanta il mission sta cambiando, si può vedere praticamente tutto il mondo, non da noi. Noi, Padova, il Consiglio del Stato di Padova, con Ronald Berger, che è un'agenzia specializzata in questo, sta rivedendo la strategia della fiera e posizionare il futuro. Noi aspettiamo un futuro per la zona, una università di 4.000 posti per quanto riguarda l'ingegneria, se compensate, giusto? A secondo livello, per cui non conta ancora il sedile, e questa non può essere perché è alta 5 metri, per cui si può continuare a fare qualsiasi cosa volendo. È una cosa stupenda.